Li ho massacrati tutti. Ora dormirò sonni tranquilli. Continuo a preoccuparmi della loro superiorità numerica, ma grazie. Questo cambierà il nostro destino. I preparativi come vanno? Siamo sotto attacco. Tia e le sue guerriere stanno trattenendo i nemici, ma ci servono rinforzi. Abbiamo fatto tutto il possibile. Ora vai. Io resto qui con chi non può combattere. Di qua! Ci hanno messo alle strette contro le rocce. Incredibile, ce l'abbiamo fatta. Ma a quale prezzo? Tia, questa è la guerra. Li abbiamo uccisi. Come? Ricordo solo di aver sferrato fendenti fino a non sentirmi più il braccio e di aver continuato. Se tu non avessi ucciso quei ricognitori, sarei morta pensando a loro. Sono felice che sia finita. Non sarò una campionessa degli dèi, ma ci vuole più di qualche ferita per abbattermi. Torniamo alla Laia. Questa parte. Perry! Tia, sono qui. Va tutto bene. È finita. Li abbiamo respinti. Non resta che bruciare i loro corpi. Hai protetto mia sorella e il villaggio. Per questo ti sarò eternamente grata. Ci siamo protetti a vicenda. Non so come potremo mai ripagarti. A me vengono in mente un po' di modi per farlo. Sul serio? Vuoi davvero parlarne qui? Di fronte a tua sorella e all'intero villaggio? Dopo, allora. Ti ringrazio, Mistis. Ecco le tue dracme, come promesso. La Laia ti accoglierà sempre a braccia aperte. Mio nonno morì non lontano da qui. Sono felice che abbia difeso questo luogo dai persiani. Alexios, se vuoi passare da me prima di andartene, ti aspetto vicino alla cascata. E ora iniziamo a ricostruire. Bello vedere questo luogo incantevole di nuovo in pace. Mm.
E per molti anni a venire, grazie a te. Non posso promettere la pace. Ma tu ci hai dato gli strumenti per mantenerla. Allora, che genere di ricompensa avevi in mente? Il mio primo pensiero è stato strapparti i vestiti di dosso. Se quello era il tuo primo pensiero, non vedo l'ora di scoprire il secondo e il terzo. Oh, non ci sarà molto tempo per pensare, ma ci sarà tempo per le seconde e terze volte. Che cosa farai ora? Ora che tutto è sotto controllo, sono libera di fare quello che voglio. Incluso passare più tempo con te. Allora vieni con me. Serve sempre qualcuno che sa usare la testa e la spada. Ti interesso solamente per la forza e per il cervello? Preferisci che dica che ti voglio per scaldarmi il letto? Ho vissuto qui per tutta la vita. Andarmene? Beh, sarebbe un'avventura meravigliosa. Thank you.
Il comandante ha lasciato il timone! Che ti è saltato a mettere? Siamo spacciati! Ora i pirati sono un problema di Poseidone. Cosa hai fatto? Non mi hai sentito gridare! Hai affondato i nostri rinforzi! Beh, sembravano proprio dei pirati. Oh. Ho inviato io un messaggio a quelle navi. Camuffatevi da pirati e nessuno vi fermerà! A bordo di quelle navi c'erano scorte e truppe armate! Se avessi saputo che erano dei rinforzi, non li avrei mai attaccati. Devo farmi perdonare. C'è ancora tempo. Se riusciamo a preparare i civili per la battaglia, potranno respingere i pirati da soli. D'accordo. Ma non vedo armerie. Dov'è il fabbro? Non lavora da quando ci ha fatto visita all'altra ombra dell'Aquila. Gli farò forgiare delle spade. Gli abitanti cavalcano. Per essere gente di mare non se la cavano male. E c'è un'allevatrice in città. Gli parlerò. Non basta armarli e dire loro di combattere. C'è solo un uomo che può davvero fomentare il popolo. Sostiene di essere la reincarnazione di Ajace Oileo. Trovalo e portalo qui. E quindi dov'è il fabbro? La forgia ha preso fuoco. Il fabbro è al villaggio, ma dovrai aiutarlo a ricostruire se vogliamo delle armi. Dimmi di più sulla levatrice. Conosce i cavalli meglio di Poseidone. Chiedile di fornire una giumenta a ogni abitante e forse avremo una possibilità. Se gli eroi leggendari la pensano come me, non sono felici di essere invitati. Sicuro che quella Iace sia una buona idea. Che i morti giudichino ciò che vogliono. Dobbiamo dare coraggio agli abitanti. L'ultima volta che ho visto Iace era diretto alle colline a sud-ovest, sul confine nord della Focide. Dimmi quello che sai di chi sta usando il mio nome. Aveva con sé un volatile piuttosto aggressivo. Lo chiamava Icaro o una cosa del genere. Diceva che ci avrebbe aiutato, ma ha solo peggiorato le cose. Fin qui voi due avete molto in comune. Quando avrò finito, gli abitanti saranno dei guerrieri.